dalla gaffe del passo indietro alla gloria. I quattro Sanremo di Amadeus, in attesa del quinto, tracciano una parabola che unisce questi due estremi opposti: la figuraccia e il successo, l'errore e il trionfo. Il clima con cui Amadeus era stato accolto alla vigilia della sua avventura al Festival di Sanremo era caratterizzato da scetticismo e perplessità, alimentate anche da quel «sarà capace di stare un passo indietro rispetto a un uomo» riferito alla co-conduttrice Francesca Sofia Novello, lo ricorderete. Amadeus però ha ribaltato tutte le aspettative con quattro edizioni storiche, riuscendo a riportare Sanremo alla condizione di evento totale. Alla vigilia della sua quinta e ultima edizione, ripercorriamo questa impresa. Partiamo da Sanremo 2020, quando Amadeus può fare prima di tutto leva sul sostegno di Fiorello, suo sponsor che accetta di partecipare per la prima volta a Festival in una veste diversa da quella di concorrente ospite indossate fino a quel momento. Come presentatore ombra esaudisce i desideri di chi da sempre vedeva quell'esito nel suo destino. In realtà la conduzione vera è nelle mani di Amadeus, che però con quella spalla si alleggerisce di un peso e dà seguito all'opera di Carlo Conti e Claudio Baglioni con un festival che è contenitore di canzoni ed esce dalla dimensione della conduzione spettacolare e dell'intrattenimento, quota che in effetti poi spetta al Jolly Fiorello. È una ricetta che funziona. Gli ascolti sono altissimi, forse inaspettatamente, e la formula già vincente si avvale del contributo del caso Bugo Morgan, che aggiorna la classifica degli eventi imprevisti della storia di Sanremo regalandoci un meme epocale. Il vincitore, Diodato, è la ciliegina sulla torta, con una canzone che si impone vincitrice sin dal primo ascolto. Sfortuna però vuole che Sanremo 2020 sia l'ultimo grande evento di spettacolo prima della pandemia. Il Covid irrompe nelle nostre esistenze prima ancora che Amadeus possa aver smaltito i postumi dei festeggiamenti. Quella del 2021 sarà l'edizione senza pubblico, i palloncini al posto degli spettatori, il silenzio spettrale nell'Ariston e l'intrattenimento per nessuno. Una decisione discussa al tempo, quella di andare avanti comunque con lo spettacolo. In gara c'è Willy Peyote che, citando Boris nella sua canzone, parla di un paese di musichette mentre fuori c'è la morte, e pare in effetti raccontare proprio quello che sta accadendo all'Ariston in quei giorni. Immagine plastica di quel Sanremo è Irama, che partecipa alla gara con una performance registrata a causa del contagio di una persona del suo staff che lo costringe alla quarantena in una camera d'albergo. Anche per questo secondo Sanremo di Amadeus, insomma, ci sono tutti i presentimenti per aspettarsi una disfatta epocale. Gli ascolti in effetti sono in calo, nonostante i parziali lockdown che favoriscono l'idea di un pubblico chiuso in casa e quasi obbligato a vedere la televisione, ma Amadeus ha il suo asso nella manica, perché all'ostinazione di andare in scena a tutti i costi coniuga un lavoro sulla scelta dei brani che è forse la vera cifra del suo interregno sanremese. Canzoni accattivanti, artiste e artisti provenienti da mondi musicali diversi, capaci di strizzare l'occhio ad ascoltatori più giovani, un pizzico di Fedez e la ciliegina sulla torta dei Maneskin vincitori e poi fenomeno internazionale con la vittoria all'Eurovision. Insomma, sono tutti ingredienti che fanno di questa edizione la più significativa del ciclo Amadeus per la ricaduta sul mercato discografico e radiofonico. La strategia del 2021 paga. Amadeus conquista definitivamente la fiducia della Rai, che gli propone un altro mandato, e quella del 2022 sarà l'edizione in cui il conduttore comincia a raccogliere i frutti della semina dei due anni precedenti. Innanzitutto accade una cosa significativa. Il ritorno di Elisa, vincitrice nel 2001, certifica che Sanremo torna a essere un luogo che artisti già affermati e con uno standing alto non temono più. La presenza di Gianni Morandi in gara, che arriva addirittura sul podio, certifica inoltre la capacità del festival di saper intrecciare diversi flussi generazionali e rende appetibili ai più giovani anche dei nomi di grande risalto del passato. Una cosa simile era accaduta con Orietta Berti nell'edizione precedente. Fenomeno ancora più significativo, quello del Fantasanremo. Ve ne avevamo parlato nel dettaglio un anno fa. Un gioco virtuale che capitalizza e digitalizza il concetto di gruppo d'ascolto, trascinando nella settimana sanremese anche chi avrebbe giurato di non volerci mettere piede in quell'evento nazional popolare e divisivo per eccellenza. Insomma, nel percepito comune è un Sanremo che torna a essere di chiunque come non succedeva da decenni. Postscriptum, la vittoria di Blanco e Mahmood era così certa che i bookmakers quasi non la quotavano. Si arriva così all'edizione del 2023, in cui Sanremo esplode letteralmente. Il TG1 diventa un rotocalco festivaliero, contenitore costantemente aperto agli annunci di Amadeus, tra cui c'è quello di Chiara Ferragni nei panni di co-conduttrice. Una notizia che decuplica l'attenzione mediatica sul Festival di Sanremo. Il suo approdo all'Ariston non incide solo sulla risonanza della manifestazione, ma anche sulla scrittura di Sanremo, che diventa ipersocial con continui rimandi a Instagram, che diventa una pedina fondamentale del racconto. Amadeus apre il suo account Instagram in diretta, pubblica sul suo profilo quello che accade sul palco,
È una trovata per certi versi geniale, che però ha anche le sue controindicazioni, visto che la RAI verrà multata per pubblicità occulta alla piattaforma nei mesi successivi. Anche quest'anno c'è una vittoria cristallina, che pare già scritta, quella di Marco Mengoni, che torna all'Ariston dopo 10 anni dalla sua vittoria e fa il bis. Mentre a lasciare il segno su questa edizione, forse la più seguita e chiacchierata del quadriennio Amadeus, ci sono le istantanee di Blanco, che distrugge la scenografia durante la sua esibizione, e il bacio sul palco tra Fedez e Rosa Chemical. Una provocazione potentissima, se ci pensiamo, che genera anche una coda lunga di chiacchiericcio per l'effetto del bacio sulla stabilità della coppia più discussa d'Italia, Ferragni e Fedez. Insomma, è indubbio che per qualcuno i Sanremo di Amadeus non abbiano una tale rilevanza, ma per il festival, in quanto evento, la gestione Amadeus realizza definitivamente un processo di svecchiamento di Sanremo, rottamando l'aspetto vecchio e vetusto del festival. In 4 anni Amadeus finalizza il lavoro iniziato da Carlo Conti e proseguito con Claudio Baglioni, sintetizzando in qualche modo le due esperienze. Dopo questa quinta edizione, quella del 2024 che ci aspetta e che forse non sarà l'ultima in assoluto, ma solo di un primo ciclo, Amadeus consegnerà al suo successore un evento moderno, lucidato da quella polvere che da anni era depositata sul Festival di Sanremo.